Good morning, kids, and welcome back to another English class. So, it's been quite a long time since I last did one video, and so yeah, welcome back. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi ho fatto un video da caricare su YouTube, e oggi procediamo in questo modo. Allora, oggi guardiamo il grande argomento grammaticale della Unit 5, ok? Così quando ci vedremo verso la fine della settimana, e ne potremo parlare insieme. Allora, abbiamo già visto il dialogo della Unit 5, I get up at 6 o'clock. Today we shall be looking at the present simple of the verbs. Ok? Oggi guardiamo il present simple, che è il primo grande tempo verbale che vediamo insieme. Quindi prendete fogli per appunti, quaderni, tutto quanto, perché stamattina prendiamo un po' di appunti sul present simple. Vi ricordate che abbiamo già letto il dialogo e vi avevo evidenziato al tempo dei verbi all'interno di questo dialogo e vi avevo detto che li avremmo approfonditi in seguito ed eccoci arrivati, ok? So, for example, in the dialogue we have he goes to the dance studio every day and then we see or I practice, tutti questi verbi qua, I get up, tutti questi verbi qua, sono tutti verbi al present simple, verbi ovvero azioni, ok? So today we shall be looking at the present simple of the verb. Vi ho preparato una spiegazione, per cui adesso ce la guardiamo con calma e nel frattempo potete prendere appunti e andare avanti e indietro. E rimandare anche indietro appunto il video nel caso vi serva più tempo per copiare gli appunti. Right, so this morning we look at the present simple, ovvero il presente semplice dei verbi. Right, let's read first of all. I live in San Marino. You live in a big house. He lives with his mother. She lives in a big city. It lives in the forest. We live all in the same house. You live in London. They live on a tree. Right. Tutte queste frasi hanno in comune lo stesso verbo, ovvero la stessa azione, che è quella che ho scelto per questi esempi, che è il verbo live, che vuol dire vivere, ok? Così abbiamo coniugato praticamente un verbo al presente, quindi come le tradurremo queste frasi? Io vivo a San Marino, tu vivi in una casa grande, lui vive con sua madre, lei vive in una grande città, esso, quindi può essere un animale ad esempio, vive nella foresta, noi viviamo tutti nella stessa casa, voi vivete a Londra, loro vivono su un albero. Ok? So, this is a whole conjugation of a verb. No, più che conjugation, sì, abbiamo coniugato un verbo, ok? In questo modo. E, a questo proposito, cosa vi posso far notare innanzitutto? Vedete che ho evidenziato delle voci verbali all'interno di questo verbo, ok? All'interno di questa tabella, diciamo. E, allora, cosa notiamo di strano? Provate a pensarci un attimo, che cosa vedete di particolare? Direi che, essendo che l'ho anche evidenziata, la differenza salta anche abbastanza all'occhio. Ho evidenziato in giallo soltanto i verbi che hanno come soggetto he, she, it. Allora, questi he, she, it, forse siamo già stati abituati a chiamarli così, ma a maggior ragione nello studiare il present simple dei verbi dobbiamo abituarci a chiamarle terze persone. La prima persona è I, la seconda persona è you, le terze persone sono he, she, it, la prima persona plurale è we, la seconda persona plurale è you e la terza persona plurale è they, ok? Quindi vedete che il verbo rimane praticamente sempre uguale se non alla terza persona. Alla terza persona singolare, infatti, il verbo aggiunge una S.
Quindi già abbiamo dedotto una prima regola del verbo, ok? Ovvero che i verbi al present simple, quindi questi sono i verbi al presente, ok? Ripeto, quindi essendo presente semplice, questi verbi diventeranno vivo, vivi, vive, 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 viviamo, vivete, vivono, ok? Present simple, presente. E come vi ho già detto, appunto, vedete che i verbi rimangono praticamente sempre uguali, solo che alle terze persone singolari. Quindi quando si presentano i soggetti he, she, it, che li abbiamo già visti all'inizio, sono i nostri pronomi soggetto, aggiungiamo una S al verbo. Quindi quale sarà la struttura della nostra frase con il verbo al present simple? Sarà soggetto, e ce l'abbiamo perché è messo in prima posizione sempre, il verbo che si dice verbo alla forma base, ok? Il verbo alla forma base non è altro che il verbo pulito, come lo vedete qui, live, 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 live. Tutti questi verbi così puliti si dicono verbi alla forma base. E poi il resto della frase, ok? Perché una frase soggetto-verbo va bene, è una frase minima, però ci piace anche un po' ampliarle le frasi, ok? Per cui c'è anche tutto il resto della frase, ovvero una spiegazione o comunque complimenti, eccetera, eccetera. Però giustamente nella struttura ho dovuto fare una specifica, perché vedete che non si comporta sempre così la struttura di una frase al present simple, perché abbiamo già visto che c'è un'eccezione alla terza persona singolare, ovvero he, she e it. Se il soggetto è di terza persona, ovvero se il soggetto è he, she, it, questo continuerò a ripeterlo fino all'infinito, al verbo si aggiunge una S, ok? È così, questa è l'unica particolarità strana del present simple, ok? Quindi in generale abbiamo il verbo alla forma base e poi vi faccio vedere, vi farò vedere anche negli esercizi, insomma, il verbo alla forma base non è altro che questa forma pulita qui, live, 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 senza nessuna particolarità. L'unica cosa che succede, che dobbiamo assolutamente ricordarci nei verbi al present simple, è che alla terza persona, quindi he, she, it, prendono la S, ok? Ricordatevi che però, come quando abbiamo visto i pronomi soggetto, i soggetti delle frasi non ci si presenteranno sempre così meravigliosamente puliti, ok? Perché he potrebbe anche essere Harry. Harry, mi confermate da tutti gli esercizi che abbiamo fatto che corrisponde a quale pronome soggetto? He. E quindi anche se il soggetto fosse Harry e non he, bisognerebbe aggiungere la S. Idem per she. Se al posto di she ci metto Kate, it's the same thing, è la stessa cosa. Kate, a che pronome soggetto può essere assimilata? She. E quindi aggiungiamo la S, anche se il soggetto non è così pulito come she, ma è Kate. Quindi a questo dobbiamo sempre pensare. Stessa cosa per it. Cos'è che vive in the forest? I don't know. I don't know. Mettiamoci the insect. Non so, un insetto. L'insetto, ok? L'insetto è chiaro che viene accomunato al pronome soggetto it. E quindi ci mettiamo la S. Invece, altre particolarità che possiamo trovare come soggetti, diciamo, we, ovvero my brother and I, my brother and I, vi ricordate che l'abbiamo sempre accomunato a we, anche qui abbiamo fatto diversi esercizi. Quindi, my brother and I, essendo we, live. You mettiamo you and your sister. You and your sister è sempre you, tu e tua sorella, quindi voi e quindi live. They, my friends, for example. My friends sono they, sono essi, ok? Mi si è un po' incasinata la tabella, comunque in tutto questo. Questi sono i vostri soggetti. I e you non hanno niente di particolare. Ok.
So now we have seen how the present simple actually works. Abbiamo visto più o meno come funziona il present simple. Abbiamo un soggetto, abbiamo un verbo alla forma base, tranne che alla terza persona che prende forma base più la S, e poi abbiamo il resto della frase. Veniamo un attimo a capire per che cosa si usa il present simple, ok? Il present simple, quando si usa? Quando si usa il present simple? Allora, si usa per parlare di abitudini, ovvero cose che io faccio abitudinariamente, si dice in italiano, penso di sì. Ad esempio, he comes to my house every Friday. Lui viene a casa mia tutti i venerdì. He, abbiamo visto già che è un soggetto di terza persona, quindi qui ci mettiamo la nostra S. He comes to my house every Friday. Viene a casa mia tutti i venerdì. È un'abitudine. E quindi per questo usiamo il present simple. Andiamo a vedere nel nostro dialogo se abbiamo una cosa del genere alla terza persona. Guardate qui, nell'ultima riga abbiamo he comes to the studio on Tuesdays and Thursdays. Lui viene allo studio, alla scuola di danza, il martedì e il giovedì. Vi ricordate questo? Scusate. Questa è un'abitudine. E quindi è un'abitudine perché? Perché succede tutti i martedì e tutti i giovedì. E quindi usiamo il present simple per parlare di abitudini. Per parlare di routine quotidiane. Routine quotidiane più o meno è come dire abitudine, adesso sì, non è proprio la stessa cosa, però per parlare della mia routine quotidiana, quindi cose che faccio quotidianamente. We get up at 7 o'clock every day. Qui il nostro verbo è get up, che è un verbo formato da un verbo e una preposizione, e il soggetto è we, quindi non succede niente, non aggiungiamo s, non succedono cose strane. We get up at 7 o'clock every day. Routine quotidiane. Situazioni permanenti, ovvero cose sempre vere, cose che sono così sempre. For example, my dad works in a school. Come abbiamo fatto sopra, vediamo che my dad può essere sostituito dal pronome he. Quindi my dad è terza persona e quindi aggiungiamo la nostra S. My dad works in a school. Possiamo anche usare il present simple per parlare di orari, ovvero orari di scuola, orari di un mezzo di trasporto, eccetera. For example, the bus leaves at 8 o'clock. Quindi il pullman parte alle 8. The bus può essere sostituito, essendo un oggetto, dal pronome personale it. E quindi the bus leaves at 8 o'clock. Aggiungiamo la S. School starts at 9 o'clock. La scuola inizia alle 9. Anche qui la scuola può essere sostituita dal pronome personale it e quindi aggiungiamo la S al verbo start, che sarebbe il verbo alla forma base. Infatti, se andiamo a rivedere negli esempi che vi ho messo qua, scusate ragazzi, stamattina non so, mi è rimasta una briciola in gola. Se andiamo a vedere qua, he comes to my house every Friday, possiamo andare a vedere che comes, che è il verbo che troviamo lì, da che verbo deriva, secondo voi? Provate a fare un guess, a indovinare. Comes deriverà dal verbo come, che è la sua forma base. Proviamo a ricavare queste forme base dagli esempi. Works, che è la terza persona singolare, deriverà da quale forma base? Qual è la sua forma base? Work. Leaves è la terza persona di quale forma base? Leave, che vuol dire partire, andare, eccetera. E starts deriverà da quale forma base? Start. Ok? Quindi ricordatevi che questi verbi alla terza persona prendono la S, ma derivano da una forma base, che è questa che abbiamo scritto qua tra parentesi. Alright? So this is the verb in the present simple. Quindi questo è il present simple dei verbi. Per
Possiamo andare intanto a vedere sul nostro libro un piccolo esercizio iniziale. Pagina 77, esercizio 2. Allora, quindi prima vedete la tabella dei verbi come ve l'ho praticamente fatta io di là, solo che non c'è il resto della frase e io ho fatto delle frasi un po' più complete, let's say. Right, so keeping your table next to you, quindi tenete pure la tabella che abbiamo fatto di qua sotto gli occhi e proviamo a fare questo esercizio. Aggiungi la S ai verbi quando necessario. Quando è necessario? Quando abbiamo un soggetto di terza persona. Quali sono i soggetti di terza persona? L'abbiamo visto, sono he, she, it. Quindi quando abbiamo questi soggetti dobbiamo assolutamente aggiungere la S al nostro verbo al present simple. Alright? So let's try. He plays tennis. Qui lui l'ha già messa la S perché il soggetto è he. Abbiamo detto che dobbiamo stare attenti a questi soggetti che adesso scriverò in maniera sgangherata qui di fianco. He, she, it, più S. Ok? Quindi dobbiamo ricordarci di questa cosa che abbiamo visto fino adesso. Ce lo teniamo questo schemino. Quindi he plays tennis, lui l'ha aggiunta perché il soggetto è he e quindi bam. Plays. We live in Rome. Qui secondo voi c'è bisogno di aggiungere la S? Qual è il soggetto? Andiamolo a vedere. We. He, she, it. Direi che we non fa parte, quindi io non la metterei. We live in Rome. Noi viviamo a Roma. He speak English. Qui qual è il soggetto? Il soggetto è he. Fa parte della nostra lista? Sì. Quindi qui aggiungiamo la S. He speaks English. Speak vuol dire parlare. Esatto. E magari ve li segnate anche i significati di questi verbi, che così nel frattempo impariamo anche dei verbi, aggiungiamo dei verbi al vocabolario. Speak, ve lo potete scrivere qui di fianco, parlare una lingua. I visit my grandparents on Sundays. I visit, qui qual è il soggetto? Il soggetto è I. Non fa parte della nostra triade della terza persona, quindi qui non aggiungiamo niente. I visit my grandparents on Sundays. It starts at 6 o'clock. Qui il soggetto è it. Quindi fa parte della nostra triade sì, it starts at 6 o'clock, dove il verbo start vuol dire iniziare. Scusate, visit voleva dire andare a trovare, visitare. Non visitare come il dottore, eh? Visit è proprio andare a trovare. Then, the last one is you listen to music in your bedroom. You non fa parte della nostra triade delle terze persone, quindi non aggiungiamo la S. Listen vuol dire ascoltare. Do you remember? Yes. When we're in class, I always say listen. Ascoltate. Quindi listen vuol dire ascoltare. Vedete che effettivamente in verde trovate tutte le forme base, ok? Quelle evidenziate in verde sono tutte forme base del verbo perché sono pulite. Se poi ci aggiungiamo la S tipo qua, diventa un verbo coniugato alla terza persona, speaks o anche starts. Però di base quelle evidenziate in verde sono tutte forme base. Ok, allora io mi fermerei qui al present simple. Vi do solo il riferimento grammaticale per andare a verificare queste cose che vi ho spiegato. Pagina 170, page 170. You find just in the point A, quindi solo il punto A, mi raccomando, per adesso, è il present simple e tutto quello che vi ho spiegato fino adesso. Vedrete che vi parla di terza persona e degli usi, ok? Next time, la prossima volta, andremo a vedere le variazioni ortografiche della terza persona, che vi anticipo sono molto simili alle regole che abbiamo visto per il plurale. Però, intanto ci fermiamo qua. Per domani, please, vi copiate bene tutti gli appunti che vi ho fatto vedere, ok? Solo questa prima pagina che poi ve la caricherò anche su Classroom. E però ve li copiate a mano sul quaderno.
And you do page 77, exercise number 3, e vi fate questo esercizio 3, pagina 77, ok? Se avete delle domande mi potete scrivere o per favore commentate sotto al post di Classroom, che così la risposta sarà utile a tutti. And I will speak to you very soon. Thank you very much. Bye bye.